Ok, eccomi qua. Allora, cosa vediamo oggi? Intanto, qualunque attività dobbiamo fare online ha un focus. Per quello che mi riguarda è il cliente. Che io sia un'agenzia, devo accontentare il cliente, che io sia un'azienda che si deve promuovere all'interno di internet, deve essere il cliente. Devo tenere presente che in qualunque mercato oggi abbiamo dei concorrenti. Non esiste il famoso oceano blu che raccontano nei libri. Di vendita o di che altro, ormai ogni mercato è presidiato a meno che io non mi invento un nuovo mercato e di solito vuol dire che sto trattando un mercato esistente in maniera leggermente diversa. E quello che chiedo a praticamente tutti i miei clienti e quello su cui ho dedicato gli ultimi 15 anni della mia vita per quello che riguarda lo studio è la definizione degli obiettivi. Se un cliente non mi sa dire in maniera chiara qual è il suo obiettivo e non lo possiamo misurare in maniera univoca, preferisco non iniziare l'attività perché so già che non lo potrò accontentare. Quindi vediamo anche nell'arco dei nostri 90 minuti assieme come andare a definire in maniera chiara ed efficace obiettivi che portino a identificare quello che è il livello di soddisfazione. Abbiamo tantissimi strumenti oggi online per capire se chi abbiamo portato all'interno di una pagina è interessato o non interessato, non più solo il Google Analytics con la metrica ormai molto vintage del rimbalzo. Oggi che abbiamo tantissimi siti strutturati all'interno di una sola landing page, capire da un rimbalzo se il sito ha funzionato o non ha funzionato è un elemento che non ci aiuta. A meno che non cominciamo anche in questo caso a definire in maniera un pochino più credibile cos'è un rimbalzo. Utilizzando ad esempio Tag Manager, magari domani ci sarà sicuramente un intervento di Matteo anche a riguardo, abbiamo la possibilità di ridefinire il concetto di rimbalzo. Praticamente per tutti i miei clienti abbiamo attivato Google Tag Manager con una regola automatica per cui dopo 30 secondi viene generato un evento. Quindi un utente che trascorre almeno 30 secondi all'interno della pagina non viene più considerato un rimbalzo. È una regola semplicissima da costruire con Google Tag Manager, impossibile da costruire con Google Analytics. Che però se usate un qualunque altro strumento di analisi, che sia Clicky, che sia Crazy Egg, che sia Mouseflow, che sia Clicktail, visto che filmano e analizzano il comportamento dell'utente, basta un semplice movimento del mouse all'interno della pagina e già l'utente non viene considerato un rimbalzo. Perché quando parliamo di rimbalzo, la prima cosa che mi viene in mente è la prima definizione famosa di Cushing Avinash, they came, they puked, they left. Sono arrivati, hanno vomitato, se ne sono andati. Ecco. Oggi parlare di rimbalzo come di un fallimento bisogna vedere come abbiamo definito questa cosa. E chiaramente capire o non capire se qualcosa ha funzionato porta poi all'identificazione di quelli che sono i friction point che io cerco di chiamare punti di frizione. Qualcosa non ha funzionato. Per riuscire a capire cosa non ha funzionato bisogna cominciare a fare un'attività di analisi un po' più in profondità. Servono quindi strumenti che ci aiutino a capire cosa esattamente ci è sfuggito di mano. E vedremo che anche qui ci sono diversi elementi che ci aiutano. Cercherò di mostrarvi degli esempi, adesso vediamo anche con gli strumenti che ho a disposizione quanti e di che tipo. Intanto ho bisogno di definire un attimo il contesto, e il contesto per quello che mi riguarda di solito lo racconto così. If I learned one lesson from my time with the CIA, it is this. Everybody believes they're the good guy. I was an officer with the CIA clandestine service and worked undercover on counterterrorism and intelligence all around the world for almost 10 years. The conversation that's going on in the United States right now about ISIS and about the United States overseas is more oversimplified than ever. Ask most Americans whether ISIS poses an existential threat to this country, and they'll say yes. That's where the conversation stops. If you're walking down the street in Iraq or Syria and ask anybody why America dropped bombs, you get they were waging war on Islam. And you walk in America and you ask, why were we attacked on 9/11? And you get they hate us because we're free. Those are stories manufactured by a really small number of people on both sides who amass a great deal of power and wealth by convincing the rest of us to keep killing each other. I think the question we need to be asking as Americans examining our foreign policy is whether or not we're pouring